Rieccoci, buongiorno ragazzacci. Allora, ho idea di cambiare il vetro al camper, cioè quello della parte del bagno, il vetro del bagno, insomma. E ho di già appunto il vetro che è trasparente, vi faccio vedere, ma ho idea di mettergli la pellicola satinata. Pellicola satinata, eccola qui, acquistata alle Leroy Merlin, grazie Andrea, acquistata alle Leroy Merlin. Procediamo, ci serve trincetto, spadolina, acqua e cacciavite, ok? Partiamo. Allora, per prima cosa dobbiamo svitare tutti gli agganci, i pistoncini, levare tutto, sicché sempre un po' di vetro, una bella pulita, almeno così aderisce meglio la carta. Prendiamo per bene le misure. Cerchiamo di stare un po' più larghi, so che questa l'altezza è alla grande, lo supera, che cercherò di stare un po' più larghi anche di qua. Questo. Diamo un bel po' di marcia. Forbice. Acqua e spruzziamo. Cerchiamo di bagnare parecchio la superficie con l'acqua. Perché bagnarla la superficie? Perché se noi non la bagniamo, aderisce subito la carta sul piano e si attacca e non sta tempo a rimetterla a posto. Invece in questo modo può far con calma. Questo punto col pincetto cerchiamo di rimanere sui bordi e tagliare qui. Dopo aver messo per bene la pellicola, ribuchiamo i buchini dove erano agganciate le nostre staffe e le nostre chiusure. Il gioco è fatto, il lavoro finito, mi sembra venuto un ottimo lavoro, sono soddisfatto. Che ne dite? Sembra piuttosto oscurata. Allora, siamo arrivati allo smontaggio. Questa è quella vecchia, appunto, che è messa davvero male. Vedetemi, è messa davvero male. Così non sembra, ma è tutto rotto, poi c'è tutto rotto anche gli ammortizzatori, che è rotto, dentro è rotta, fa cagare insomma. Allora, per levare la finestra bisogna svitare questo qui, che appunto è il blocco, vedete, del carrello. Svitare questo, vieni via. Allora, eccoci qua, mi faccio aiutare dal mio bambino, perché se no non sono da appoggiare la fotocamera, amore? Allora, fa vedere. Allora, bisogna svitare prima il blocco della cornice, cerniera, cornice, chiamiamola come si vuole, e allentarla. A questo punto si svita questo qui, stai prendendo qui, amore? Si svita questo qui, questo uscirà dal carrello, ecco qua, uscirà dal carrello, mettiamo in tasca, sono sberle, e poi il gioco è fatto. Una volta che è stata sganciata la finestra dai pistoncini, basta, fa vedere amore, va su, qui basta tirare su, strisciare
e la finestra verrà via. Questa è vecchia. Ok. E ora, madame, si sbriciola in mano, guarda, si sbriciola. Mi si sbriciola in mano. Te fa vedere. Ora prendiamo questa nuova. Eccola qua, quella nuova, che si è satinato. Stesso discorso. Infiliamo nel carrello. Ok. Aia. Ecco. Ecco qua. Componente di garbo. Da. Ecco qua. Questo ci pensiamo dopo. A questo punto possiamo già subito rimettere il tappino. Sì. Il blocco. Questo. Che è questo. Faccio vedere vicino. Eccolo lì. Non lo trovo più. Eccolo. Dove? Ecco. E dov'è? Ecco, trova, trova. Oh. Rimettiamo il blocco. E intanto avvitiamo questo. Io ci ho messo già un po' di silicone dentro. A chiudere dentro la vite e tutto. Riavvitiamo il tutto. Ecco qua. E questo è a posto. Il blocco finale io aspetterei a avvitarlo e bloccarlo. Prima montiamo per bene la finestra da dentro e poi facciamo il resto. Ogni allora non ci resta che avvitare i suoi pistoncini. Io ho la fortuna che mi rientrano nel solito buco della vecchia, dei vecchi pistoncini, sicché è una fortuna, sinceramente. Vedi? Non sempre i buchi tornano uguali, perché dipende anche un po' dal braccetto, le marche e tutto, non sono tutte uguali. Io l'ho notato a un'altra finestra. Perfetto, ci rimane che mettere i blocchi. I blocchi, diciamo, di ancoraggio della finestra. Io come consiglio mi sento di dare, appunto, per i blocchi, per montarli, è metterli per bene, fai tutto, fissare la finestra come deve stare, ok, e poi centrarlo sul blocco, così, e poi avvitarlo. Una volta avvitato uno, l'altro non c'è problema. Allora, questa per esempio ne ha anche due laterali, ok? La vecchia non ce l'aveva, la vecchia. Ce ne aveva due qui e basta, infatti vedete, è rimasto dove c'erano i vecchi blocchi, è rimasto il bianco che dovrò ritoccare con la vernice. Ci resta che monta questo e il lavoro è finito. Lavoro finito. Ecco qua.
finestra perfetta, pistoncini perfetti. Allora, il lavoro si è finito? Sì. Com'è andata? Per fortuna mi ha aiutato lui, ho fatto una bella sudata, comincia a seccare perché si suda. Hai domande da fare? Sì. Dimmi. Com'è stato il lavoro, facile o difficile? È stato semplice, semplicissimo, dai, però... Sì. Ma poi che mi volevi chiedere? Perché? Perché hai cambiato la finestra? Perché ho cambiato la finestra? Ha detto bene il bambino. Ragazzi, la finestra sembrava messa bene, invece assolutamente no. C'avevo il punto di appoggio delle guarnizioni spaccate, esternamente l'era piuttosto messa bene, ma internamente era parecchio crittata, con erano i crediti del tempo e tutto, però era messa di molto male. Ho avuto l'occasione di avere questa finestra, che era la stessa misura della finestra mia, giusto amore? Sì. L'abbiamo satinata, l'abbiamo montata. Lavoro finito? E ora si parte? Sì. Quando si parte? Da punto e parte. A casa. A casa. Ragazzi, vi salutiamo. Alla prossima. Ciao belli. 25. Vai. Ciao belli. Ciao.